Parliamo anche del demanio, un importante patrimonio di edifici pubblici. Per anni il governo, più legislatura, più governi hanno pensato che cedere, alienare parte del demanio fosse una strada per andare anche a ridurre il debito pubblico e reperire risorse. Adesso invece si punta alla riqualificazione del demanio anche per generare un'ulteriore domanda aggregata. 3 miliardi di euro di investimenti nei prossimi 10 anni. Roberto Reggi è il direttore del demanio e ci spiega meglio in dettaglio questo piano di investimenti. Sul recupero di capacità di spesa e sugli investimenti generati e che stiamo attivando per riqualificare il patrimonio immobiliare pubblico, ridurre la spesa in locazioni passive e trasferire i beni non strategici agli enti territoriali con il federalismo demaniale. Operazioni che generano in ogni città, in ogni paese, in ogni comune, riqualificazioni urbane vere e proprie e danno quindi lavoro a professionisti e imprese, ridando quindi fiato anche alle economie locali. Ci fermiamo, tra poco la rassegna stampa.